Amore e Odio, un film molto particolare che abbiamo visto qui alla 37esima edizione del Festival dei Film del Mondo di Montreal, e con noi c'è il regista Christian Scardigno. E allora, da dove nasce questa idea veramente particolare di questa ragazza così inquieta, così ribelle? Nasce da un fatto di cronaca molto noto di circa 12-13 anni fa, e da lì c'è stato uno sviluppo della storia per cercare di venire a capo a questo fatto. Poi in realtà c'è stato tutto uno studio sul mondo adolescenziale che poi è uscito fuori durante la scrittura del film, quindi il fatto di cronaca è passato un po' in secondo piano per lasciare spazio a questa riflessione sui giovani, ecco, e sul rapporto generazionale tra gli adolescenti e i genitori, gli adulti. Che conclusioni ne ha tratte? Cioè, può servire una specie di consiglio da Bibbia per i genitori? E in realtà ciò che mi ha sorpreso alla fine del film, quando ho visto il film montato, è che forse una spiegazione razionale, completamente razionale, non c'è, e che in realtà forse la cosa più importante è proprio continuare un dialogo, cioè avere un dialogo continuo fra questi ragazzi e i propri genitori o i propri insegnanti. Forse questa è l'unica maniera di evitare il peggio. Maniera, esatto, per evitare il peggio. Situazioni un po' di disastrose come quelle della ragazza. Esatto, sì, la protagonista. Sì. Allora, tanti auguri per il film, per i futuri festival e soprattutto per trovare la distribuzione. Grazie. Guardate quanto è bello il manifesto, amore, odio, ci sono due metà di viso e ora vi facciamo vedere l'altra metà è quella dell'attrice Francesca Ferrazzo è l'interprete principale di un film abbastanza complicato dove lei si dà molto da fare, è vero Francesca? Esatto. Ce lo racconti in due parole? Sì, questo film è un film che narra una grande tragedia accaduta per mano di questi due ragazzi e il mio personaggio appunto è quello dell'attrice principale, il ruolo di Erika, ed è una ragazza che io l'ho immaginata così, chiusa dentro una bolla di sapone, con un'incapacità di comunicare e anche una non volontà di comunicare poi con gli altri. Dunque questa sua chiusura totale verso il mondo poi porterà ad un momento di, appunto, ad una tragedia veramente inconcepibile, inammissibile. Quando sarà? Sto qui a svelare, insomma. Ok, così mandiamo gli spettatori al cinema. Esatto. Quando? E stanno cercando in questo momento di distribuire il film, non c'è ancora una data certa. Adesso stiamo girando un po' per festival, ora siamo qui al Festival di Montreal e ad ottobre saremo in concorso al Festival di Annecy. Bello, bellissimo festival. Molto, sì, molto caratteristico. E allora tutti gli auguri perché possiate vincere il Festival di Annecy intanto, ma poi soprattutto perché possiate trovare la distribuzione. Grazie. In Italia. Quando ero piccolo era diverso. Sono stanca di aspettare, di chiedere il permesso. Fallo per me. Prendila come una prova d'amore. Credi che io sia cattiva?